Sono appena andate in scena le prime prove libere in cui abbiamo visto un qualcosa di più, specie sulla fase qualifica, dove un po' tutti i team hanno iniziato a scoprire le carte. Il vero problema di questa sessione però è stato il meteo, nel senso che siccome il tutto si svolgerà col buio, praticamente la qualifica sarà al tramonto con temperature molto basse, guardate in FP3 quanti gradi di differenza, siamo più o meno a 10 gradi di differenza rispetto all'orario della qualifica della gara. Beh, significa che questi tempi qui non rispecchiano molto ciò che vedremo in pista, in qualifica, ma un po' alla volta, piano piano, tutti quanti i tassellini iniziano a coprire il puzzle. La cosa più sorprendente è stato Alonso, che inizialmente si è messo in prima posizione, ma poi è stato scavalcato da Sainz. Ma è stata comunque una seconda posizione per l'Aston Martin molto molto strana, perché non sembra in realtà, vedendo anche alcuni dati, al top in nessuna parte del tracciato, ma alla fine Fernando è stato più efficace di quanto ci si aspetterebbe. Sainz fa registrare il miglior tempo senza però ottenere nessun miglior intertempo dei tre settori. Più lento il compagno Leclerc, che è stato solo quarto. Per il Monegasco la giornata non si è aperta col massimo delle aspettative, ho sentito Charles un po' deluso e ha cambiato per ben due volte il setup, la prima volta sia all'anteriore che al posteriore e la seconda volta è tornato ai box e ha cambiato setup solo al posteriore. Un discorso diverso per Carlos, che invece ha cambiato setup solo una volta al posteriore. Insomma, per quanto riguarda l'andamento dell'FP3, sembra essere girato meglio allo spagnolo che al monegasco. Andiamo a vedere velocemente la telemetria e vediamo che delle prime posizioni, cioè Sainz con la linea rossa, Verstappen la blu e Alonso la bianca, è facile notare come i numeri della parte alta sono tutti col colore blu, segno che per ora Verstappen sembra avere un'altissima velocità di punta, più di tutti quanti gli altri. Sainz fa un po' più di fatica nella parte centrale, cerca di recuperare nello snake di curva 6 e 7, dove sembra schiacciare il pedale del gas del 36% rispetto invece allo 0% degli altri due. Ma di fatto, dove poi il ferrarista recupera gran parte del gap perso, prende la prima posizione e dopo curva 11-12, quindi dall'inizio del terzo settore in poi, dove ha una velocità minima in curva più alta di tutti, che quindi lo permette di rosicchiare al ferrarista pian piano sempre più gap e si porta alla fine in questa prima posizione, che non si sa quando poi sarà veritiera in qualifica. Verstappen sembra, come ho detto, veloce in rettilineo e ha lo snake delle curve 5, 6 e 7, ma dove perde maggiormente è alla 13 e alla 14, dove ha perso oltre un decimo a curva. Se poi andiamo a vedere l'analisi dei micro settori, vediamo che appunto il colore blu di Max non è assolutamente presente nelle curve, ma spicca molto sui rettilinei. E se la mettiamo così, non è da pole, perché per ora sembra essere molto distante dalla vetta e secondo me però è un qualcosa di assurdo, che è difficile da credersi. Anzi, secondo me poi ce la metterà tutta per prendersi una bella pole. In casa Red Bull, a dire la verità, ho assistito anche ad un Perez davvero nero con la sua vettura per numerosi problemi al cambio. La cosa un po' da ridere è stata che mentre Checo chiedeva alla squadra cosa fare col cambio, il team gli chiedeva se voleva cambiare l'incidenza dell'ala anteriore. Al che lui, ovviamente abbastanza arrabbiato, gli ha detto chiaro e tondo: ma guardate che io vi sto chiedendo aiuto col cambio e non con l'ala, perché praticamente oltre a saltellare mentre cambiava, quindi la macchina rendeva la macchina instabile la cambiata, diceva che pian piano che andava avanti la situazione aveva un freno motore molto più forte nelle basse velocità rispetto alle alte velocità, e quindi questo lo scompensava un po' anche a livello di scalata quando cercava il freno motore.
Poi pare abbiano piano piano sistemato la questione cambiando delle mappature e Checo ha iniziato a rispondere meglio anche sul giro veloce. Insomma, la questione si sta facendo sempre più avvincente. Tra poco le meravigliose per me qualifiche e ci diranno le vere potenze e nessuno ne giocherà più, ma sembra poter essere più avvincente del previsto, senza dimenticarci ovviamente Leclerc, che ovviamente non ho analizzato nelle telemetrie, non essendo nella top 3, ma Charles dai miei dati sembrava ne avesse più di tutti, più anche di Sainz. Per la verità ha commesso un errore nelle prime curve, specie alle 3 alla 4, dove voi pensate che solo in queste curve ha perso oltre 3 decimi, ma è stato ottimo nel settore centrale, dove ha fatto, se non sbaglio, il miglior tempo o il secondo miglior tempo insieme a Norris. Insomma, questa qualifica sembra essere ben combattuta. Ci vediamo nei prossimi video post qualifica, ovviamente, ma la cosa si fa sempre più interessante e vedremo chi spunterà la pole. Ditemi la vostra nei commenti e al prossimo video.